cercando di rientrare su di lui. Facci sta cercando di rientrare, arriva anche Meyer. Cameron Meyer, ma attenzione perché in quarta posizione c'è Anderson alla sua ruota, Belletti, i due velocisti puri di questo gruppetto, Anderson e Belletti. Ancora 30 metri di vantaggio per Lewis, quando ne mancano 400 di metri. 400 metri alla conclusione, Lewis con in terza posizione Anderson e poi Belletti. Parte Belletti. Ecco lo scatto di Belletti che prova ad anticipare Anderson che si muove subito dopo. Belletti cerca la rimonta. Grande. Su Craig Lewis. Belletti può essere la sua grande giornata. Si arriva in pratica a casa sua Marco Belletti e va a cogliere la vittoria sicuramente più bella. Il giorno che aveva sognato da sempre, una vittoria al Giro d'Italia, e questa è una vittoria davvero particolare. Davanti alla sua gente Marco Emanuele Belletti, davanti a Anderson, un successo davvero splendido, il sogno di una vita che si realizza al Giro d'Italia. Di più Emanuele Belletti non poteva chiedere a questa tappa. Abita qui, guardate la gioia, l'emozione, la soddisfazione di Emanuele Belletti. Come hai detto tu, secondo me il giorno che hanno presentato il Giro d'Italia aveva come sogno vincere questa tappa e ci è riuscito, è stato fantastico. Un sogno si può festeggiare anche con delle lacrime, ed è quelle che sta trattenendo a stento mando il